Era il 1896 quando La Bohème, opera di Giacomo Puccini, debuttò al Teatro Regio di Torino. Un successo immediato che replica dopo replica ha continuato ad essere un caposaldo della lirica italiana nel mondo, nel cuore degli appassionati del bel canto e non solo. E dell'opera pucciniana che l'Opera Studio Molise, diretta da Nicola Ziccardi, ha deciso di rappresentare per due serate con cast diversi al Teatro Savoia di Campobasso per celebrare i 100 anni dalla morte del compositore lucchese. Questo è un progetto che permette ai giovani di stare sul palcoscenico, di avere problemi con i costumi che magari inciampi, oppure il maestro che dirige, tutte queste cose. E quest'anno è diventato un progetto molto molto importante perché abbiamo incrementato il numero delle maestranze grazie a delle collaborazioni importanti come l'Orchestra Sinfonica del Molise, il coro ACOM che anche da tanti anni con cui collaboriamo, e quest'anno, visto che la Bohème prevede dei bambini sul palcoscenico, c'è la collaborazione con il coro dei giovani sanniti della Colozza. Nicola Ziccardi, baritono, oltre ad aver fatto da direttore artistico dello spettacolo, è salito sul palco nelle vesti di Marcello, il gelosissimo spasimante di Musetta, parte affidata al soprano ungherese Patricia Fodor. Una storia senza lieto fine, quella della Bohème, come spesso sono le opere più amate della lirica. Mimì, dalla gelida manina, al secolo il soprano Lucia Palladino, muore tra le lacrime dei suoi amici bohemien, artisti che campano di espedienti, e soprattutto di Rodolfo, suo amato, interpretato dal tenore Andrea Calce. Ad accompagnare i cantanti, oltre al coro dell'ACOM, diretto dal maestro Gennaro Continillo, due novità: le voci bianche dei giovani sanniti della Scuola Colozza di Campobasso, preparati dalla maestra Giovanna Consiglio, e i musicisti dell'Orchestra Sinfonica del Molise, diretta dal maestro Stefano Teani. Già con l'opera al Laghetto abbiamo iniziato a fare una collaborazione, abbiamo visto che tutto sommato si può fare, quindi è un percorso che dobbiamo comunque dare ai nostri professori d'orchestra, e siamo qui per farlo, insomma. Anche per questa doppia rappresentazione è fondamentale l'appoggio dell'Associazione Arturo Giovannitti, che dall'inizio, 8 anni fa, ha creduto nel progetto di promuovere la lirica in Molise. È un progetto che è nato quasi per gioco, per portare appunto la lirica in un piccolo comune come Oratino e poi portarla anche a Campobasso, e che si è però rivelato nel tempo come qualcosa che può funzionare.